tutti amici della buona cucina, benvenuti su Basilico Chan. Oggi faremo una ricetta davvero deliziosa, si tratta di realizzare dei bocconcini di pollo unici. Molte volte sicuramente l'hanno chiesto i vostri bambini o familiari di fare i chicken nuggets. Questa ricetta è simile ma è un'altra cosa perché useremo il petto di pollo intero. Quindi faremo questi bocconcini di pollo in modo davvero semplicissimo per tutti. Bene, se ancora non l'hai fatto iscriviti, seguimi, segui Basilico Chan e mi raccomando buona visione. Tutto pronto per fare questi bocconcini di pollo, quindi prendiamo il petto di pollo, lo tagliamo a pezzettini, mettiamo del sale, dell'aglio liofilizzato oppure fresco e del pepe bianco, assolutamente del pepe bianco andrà benissimo per questa ricetta. Mettiamo del succo di limone, in questo caso solo mezzo limone, e praticamente andiamo a marinare questa nostra carne. Lo facciamo così, quindi mescolando. Prendiamo una padella, mettiamo dell'olio di semi, leggermente infariniamo la carne e la riponiamo nella nostra padella, dove l'olio ovviamente deve essere caldo. Andiamo a friggerli, ovviamente li giriamo e creiamo questo ottimo bocconcino di carne delizioso e unico, è veramente davvero davvero buono. Lo potreste anche realizzare con del tacchino o eventualmente si potrebbe fare anche con delle verdure. Ma a questo punto ci siamo quasi, vedete? E il trucco, mettiamo adesso la paprika per due motivi, sia per insaporire adesso e non durante la marinatura, perché col limone va a rendere un po' amaro, e anche per dare colore. Quindi in questo modo verrà questo dorato ottimo, che non è frutto solo di frittura ma anche della paprika che abbiamo aggiunto proprio in questo momento della ricetta. Davvero un ottimo consiglio che ho imparato da un amico chef. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, azionate la campana, non ci perdiamo, e continuate a seguire Basilico Channel. Le novità non finiscono, le ricette continueranno sempre. Mi raccomando, datemi una mano, condividete il video e sapete un po' voi cosa fare. Così vedete, questa è proprio la cottura quasi in tempo reale. Nel mezzo di 3-4 minuti riusciamo a cuocere questi nostri bocconcini di carne, questi fillet pies deliziosi. E dopo vediamo come andate a gustare, vi faccio vedere anche un attimino come l'abbiamo gustati noi a casa. Così ci siamo, vedete, perfetto, croccante, delizioso, invitantissimo. Lo mettiamo in un piatto con della carta dove andrà a tenere l'olio. E adesso ci siamo quasi per il momento dell'acquolina in bocca, quello buono buono buono. Ecco qui, salsa barbecue, assaggiate e fatemi sapere. Davvero deliziosa questa ricetta, allora ci rivediamo con le altre tantissime ricette e vi ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao!